Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tutorial. Vorrei proporvi una nuova nail art. È molto molto semplice ma di grande effetto. Io ho già fatto in realtà questa nail art sulle mie unghie ieri sera e poi mi è venuto in mente dopo di fare il tutorial. Quindi ovviamente adesso io le unghie le ho già sistemate, quindi vi farò vedere il procedimento su un'unghia finta. Comunque questo è l'effetto che voi otterrete sulle vostre unghie. È veramente facilissimo perché ho utilizzato gli stickers per unghie. Io ne ho vari tipi di stickers per unghie. Adesso ho utilizzato questi, sono questi foglietti, li avvicino così magari li vedete bene. Sono questi, sono veramente molto comodi da usare, molto semplici da usare. Ne ho veramente tanti perché vedete qua ne ho proprio tantissimi. Poi magari farò un video, ve li farò vedere bene nel dettaglio. Adesso sono veramente tanti, quindi se lo facessi adesso il tutorial inizierebbe fra mezz'ora, quindi magari faccio un video a parte. Ho utilizzato semplicemente uno smalto nero. Io ho il semipermanente, però vi farò vedere come si fa con gli smalti classici, questi qua che si asciugano all'aria, così potete farlo anche se non avete la lampada UV, se non avete il semipermanente, ma volete questo effetto. Quindi vi servirà uno smalto nero. Gli stickers per unghie io li ho presi su Amazon, costano veramente pochissimo perché un pacco così grosso di stickers l'ho pagato meno di 1 euro, mi sembra 90 centesimi, quindi comunque è assolutamente fattibile la cosa. E poi vi servirà uno smalto trasparente. Ma basta con le chiacchiere e andiamo a vedere come si fanno queste unghie. Per realizzare questa nail art io utilizzerò lo smalto nero della Kiko numero 275. Poi utilizzerò un top coat sempre della Kiko, il numero 103, utilizzo questo, e poi gli stickers per unghie. In questo caso io utilizzerò questi stickers e siccome vogliamo realizzare quelle che io ho adesso sulle mani, quindi quella con la rosellina, andremo a staccare uno stickers di questi con la rosellina. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è mettere la base di smalto nero sull'unghia. Quindi andiamo a mettere la base di smalto nero. Io vi sto facendo vedere l'unghia finta perché, come vi ho detto prima, faccio questo tutorial dopo aver realizzato questo tipo di nail art sulle mie unghie e quindi ve lo faccio vedere qua. Però vi assicuro che il procedimento è lo stesso. Tra l'altro, per fare questa nail art si possono utilizzare sia gli smalti che si asciugano all'aria, come quelli che sto utilizzando io in questo momento, sia gli smalti semipermanenti. Quindi è veramente una cosa che si può fare in tutti i modi, alla portata di tutti, quindi sia chi ha gli strumenti, chi non ha gli strumenti, può comunque realizzare questo tipo di nail art e ottenere comunque questo effetto che è veramente molto molto bello, raffinato, secondo me abbastanza elegante, quindi insomma è davvero una cosa carina. Ovviamente essendo smalti all'aria questi non vanno messi nella lampada UV, quindi dovete aspettare che si asciughi. Intanto andiamo a dare la seconda passata di smalto nero. Io sto utilizzando una base nera perché secondo me è molto elegante e molto fine, però ovviamente voi potete andare ad utilizzare anche una base colorata. Comunque le roselline sono bianche, se volete fare un bianco e rosa piuttosto che un blu e bianco, insomma, potete andare a realizzare quello che voi volete davvero. Questi sono gli stickers. Allora, io in questo caso andrò ad utilizzare la rosellina. Quindi andrò a staccare questo stickers qua, quello che vedete qua, e vi faccio vedere come fare. Allora, per staccarlo semplicemente va staccato con le mani, quindi è una cosa abbastanza semplice e banale, viene da dire. Quello che dobbiamo fare adesso per andarlo ad attaccare sull'unghia è prendere un dotter, se avete il dotter, se no noi utilizziamo lo stuzzicadenti, così siamo sicuri che in casa ce l'hanno tutti. E andate ad attaccare sulla punta dello stuzzicadenti il vostro adesivo in questo modo qua. Adesso decidete in che posizione lo volete mettere. Io lo metto sulla punta dell'unghia, sulla base, diciamo, esterna, e vado semplicemente ad appoggiare lo sticker sulla punta dell'unghia, così, in questo modo.
Una volta che avrò appoggiato il mio stickers, così, me lo vado ad aggiustare. Quindi gli do praticamente il giro che voglio e vado poi a tamponare con la punta dello stuzzicadenti, vado un pochino a tamponare la rosellina perché deve incollarsi bene all'unghia e soprattutto dobbiamo evitare che si formino poi delle bolle d'aria. Quindi andiamo a tamponare in questo modo. Ovviamente fate bene attenzione che la base sia ben asciutta, altrimenti poi togliete lo smalto. Ecco, e questo è il risultato finale. Come vedete è veramente molto carino e molto molto elegante ed è anche semplice perché si tratta di attaccare semplicemente un adesivo. È un lavoro che magari va fatto con un pochino di precisione, con calma, però insomma è semplice. Adesso dobbiamo andare a mettere il top coat sopra per evitare che poi si vada a staccare quando vi lavate le mani, insomma, quando venite a contatto con l'acqua, e in questo modo poi lo smalto vi durerà anche di più. Quindi andiamo a mettere semplicemente la nostra superficie di smalto trasparente, così. A questo punto non vi resta di aspettare che si asciughi e a quel punto potete andare a sfoggiare le vostre bellissime unghie. Io spero di esservi stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!